com'è questo nuovo corso di Valtour? Beh, il nuovo corso di Valtour comincia oggi. A me non piace parlare della nuova e della vecchia Valtour. Non parlo della nuova Valtour perché non esiste la vecchia Valtour. La Valtour è una, si porta dietro una tradizione di oltre 50 anni e noi questa tradizione dobbiamo impararla, dobbiamo rispettarla e soprattutto per sapere dove andiamo dobbiamo sapere da dove veniamo. E quindi noi vogliamo che Valtour torni ad essere Valtour. Con oggi, con questo evento del TTG, segniamo l'inizio di una nuova fase, perché evidentemente la stagione che abbiamo appena concluso per noi è la stagione zero, è la stagione che ci siamo trovati a dover gestire. Siamo entrati il 28 di aprile, per cui la stagione è già in corso, ed evidentemente quello che abbiamo fatto nel corso della stagione passata è stato molto poco, perché siamo saliti su un treno in corsa. Ciò nonostante abbiamo cominciato a dare, credo, dei segnali abbastanza chiari che cominciano a dare la presentazione della serietà con cui noi vogliamo intraprendere questo viaggio, che è un viaggio lungo, ci vuole pazienza, non abbiamo la bacchetta magica, ma che siamo sicuri arriverà alla meta che noi speriamo. E la meta è ricreare un grande player del turismo italiano, qual è Valtour. L'accoglienza in fiera com'è stata? Beh, direi eccellente, molto calorosa. Devo dire che l'accoglienza in generale al nostro arrivo nel turismo italiano è stata molto calorosa. Abbiamo avuto anche concorrenti che ci hanno salutato con grande simpatia, ci sono persone a cui ci siamo legati molto, che ci hanno aiutato, che ci consigliano e che lo fanno in maniera disinteressata per il bene del turismo italiano. Questo si riflette anche oggi nella fiera. La fiera di oggi è un evento importante, avete visto abbiamo dedicato un grande stand perché vogliamo dare rappresentazione di dove Valtour vuole essere, di dove Valtour vuole andare, partendo dal fatto che è Valtour. E quindi stiamo parlando della più importante azienda del turismo italiano. Avete fatto degli investimenti importanti anche sulle strutture? Abbiamo fatto, ancora no, faremo degli investimenti importanti. Perché? Perché intanto abbiamo cominciato a lavorare sulle strutture che apriremo tra pochi mesi, e quindi Pila e Marileva, che sono le strutture di montagna su cui abbiamo cominciato ad investire per rinnovare tutte le parti comuni, e quindi i nostri ospiti cominceranno a vedere che c'è un intervento serio nella direzione del rinnovamento del prodotto e del miglioramento della qualità dei servizi. Durante l'inverno invece lavoreremo seriamente, destinando degli investimenti molto seri sulle nostre strutture estive, prima tra tutte Ostuni, speriamo poi di poter fare qualcosa anche su Capo Rizzuto, Simeri è praticamente nuova, su Tanca dobbiamo fare delle altre cose, e anche su Garden Toscana vorremmo intervenire. Quindi molto lavoro da fare, molti investimenti da fare nei nostri prodotti, perché il prodotto è la base da cui partire, soprattutto perché, ripeto, volendo noi caratterizzarci rispetto anche al trade per serietà e per coerenza, serietà e coerenza significa che noi dobbiamo dare ai nostri ospiti i prodotti che gli ospiti si aspettano di ricevere. Obiettivi per il 2017? È la nostra prima stagione, vera. Ci stiamo lavorando con grande intensità, stiamo lavorando a tutte le componenti della parte produttiva che noi consideriamo essere industria, quindi marketing e quindi organizzazione. Stiamo riorganizzando la Valtour, rimanagerializzando la Valtour, abbiamo inserito molte figure manageriali dal primo di settembre ad oggi. Gli obiettivi sono di cominciare a vedere un segnale positivo già dalla stagione 2017, sebbene devo dire che un segnale positivo si sia già visto anche nella stagione 2016, cioè quelle poche cose che siamo riusciti a fare, intervenendo per esempio sulle politiche commerciali, hanno determinato sin da subito un gradimento da parte dei nostri ospiti. Abbiamo innalzato la qualità del cibo, abbiamo innalzato la qualità animazione. Vogliamo continuare lungo questa strada, avendo tempo di organizzare la stagione e avendo tempo di fare di CAPEX di cui parlavamo prima. Quindi obiettivo 2017 è cominciare a ricevere dal mercato un segnale che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta.